jungle. Albano e Loredana Lecci sono uniti più che mai. Non sono sposati, ma si amano alla follia. Ormai da 20 anni la coppia è al centro della cronaca rosa. Le presunte crisi, che spesso hanno animato il gossip, non hanno nulla di vero. Tutte fake news. Il cantante e la sua compagna, madre dei figli, che hanno avuto insieme, sono al settimo cielo. Vivono a Cellino, da sempre quartier generale di Albano. E in un'intervista al settimanale Vero, Carrisi torna a parlare del storia con Loredana. Stiamo insieme ormai da 20 anni. Abbiamo avuto 2 figli nella vita, bisogna affrontare prima i problemi e risolverli. Come abbiamo saputo fare noi, dice il Leone di Cellino. Così, smentisce qualsiasi crisi e conferma quel feeling fortissimo con Loredana. Infatti, solo poche settimane fa aveva detto, siamo sposati mentalmente. Tra pochi giorni Albano inizierà una nuova avventura in televisione con sua figlia Jasmine Carrisi. A te, a lei, non serve il bel canto. Lei segue la musica dei suoi tempi, i rapisti e i trappisti, dice nell'intervista a Vero parlando della nuova vita da cantante di sua figlia, che da poco ha sfornato un singolo pazzesco, si intitola Ego, Jasmine, al primo anno di università a Milano, sta letteralmente spopolando. Il brano è stato composto da Mario Ken, dal noto violinista campano Felice D'Amico e dal chitarrista Pasquale Curcio, sotto la supervisione di Albano Carrisi. Cremona, 13 novembre 2020, il 2020 si appresta a restare nella storia, di tutti, ed in particolar modo nelle pagine scritte di Cina e Italia, è l'anno in cui ricorre il 50 gradi anniversario dell'instaurazione delle relazioni diplomatiche tra questi due mondi, apparentemente lontani, eppur così vicini, un appuntamento storico, sigillo di una cooperazione economica e commerciale bilaterale, e, non in ultimo, di uno scambio culturale promotore di un arricchimento immateriale senza pari, culle indiscusse della civiltà orientale e di quella occidentale. Cina e Italia, vantano il riconoscimento di grandi nazioni culturali a livello mondiale, occupando i primi 2 posti per il numero di siti inclusi nella lista dei patrimoni dell'umanità, sono proprio le peculiari caratteristiche dello scambio culturale, che hanno favorito, e incrementato, la promozione della comunicazione tra questi 2 popoli. La via della seta, che attraversa l'Eurasia, diventa ponte sull'Italia. Lo stesso fa Mario Ken, direttore del Centro di Ricerca e Sviluppo Europeo Via della Seta, presidente dell'Italian AI Culturale Communication Co., Ltd., direttore generale del gruppo Romea Imprenditore Italo-Cinese, nella foto con Albano Carrisi, che vive in Italia, dove è impegnato attivamente in campo culturale. Lo scorso mese di aprile ha inviato 1000 mascherine alla redazione della provincia di Cremona. Tanto da essere elogiato dai funzionari italiani come il moderno Marco Polo e Colombo nel campo culturale. Il brano originale Qua la mano è, sì, un chiaro omaggio a questo 50 gradi anniversario, ma è molto di più, un moto interiore, che dà voce a 2 popoli uniti nella lotta ad un nemico invisibile, un inno alla solidarietà e all'amicizia eterna, un invito a non mollare, composto da Mario Ken, dal noto violinista campano Felice D'Amico e dal chitarrista Pasquale Curcio. Sotto la supervisione di un maestro, che non ha bisogno di presentazione alcuna, Albano Carrisi, il progetto nasce da un'intuizione del violinista Felice D'Amico, che traduce in testo, commistioni visive e sonore, un'idea, che da lì a poco prenderà forma nella prima canzone, italo-cinese mai scritta prima, edito dalla Sophie Music, che ha fortemente creduto nel progetto. La realizzazione finale si concretizza in una magistrale opera a cura del regista Daniele Chieriello, in un collage di paesaggi e immagini di sfondo impreziosito da Dorothy Mazzo, soprano di eccellenza destinato ai palchi di tutto il mondo. Il titolo del brano è emblematico, Qua la mano, nel linguaggio del corpo, non esiste gesto tanto capace di trasmettere forza, fiducia e coraggio quanto una stretta di mano. Cina e Italia, in una situazione di emergenza senza precedenti, fanno semplicemente questo, stringersi la mano, in uno scambio reciproco di voglia di farcela, l'una per l'altra, l'una di fianco all'altra, insieme, ne traspare un messaggio di speranza, di cauto ottimismo e di positività per un momento, che tutti ci auguriamo sia più sereno, messaggio che trova la sua esaltazione massima nella preziosa autenticità, dell'amicizia tra i 2 paesi, amicizia che ha una sola firma, il per sempre, amicizia che brinda alla condivisione, alla bellezza, alla comunione di intenti e a un futuro migliore, per tutti.